Ripresento un attimino il concetto di fondo, è quello di fare questo piccolo test che ci fa capire che crisi vive l'essere umano. Quindi basta mettersi in piedi con gli occhi chiusi, sensibilizzare la mano destra, cioè portare la nostra attenzione sulla mano destra mentre fa questo movimento, ovviamente la mano messa verso il basso, adesso io lo tiro su per far entrare in favore di telecamera. E osservare se riceviamo spinta avanti o spinta indietro. Stessa cosa va ripetuta con la mano sinistra. Noteremo che se con la mano destra tendenzialmente andiamo avanti, con la mano sinistra andiamo indietro e viceversa. Queste risposte, diciamo, ci servono per capire quali sono le compressioni energetiche. Teniamo presente che, allora, qual è il concetto? La mano che va avanti è quella che manca. Quindi la destra abbiamo detto che è l'istituzione. Cioè energia maschile. Energia maschile. E abbiamo, salutiamo anche l'onoressa, la sinistra uguale trasgressione, energia femminile. Allora, avanti, destra, carenza, istituzione. Quindi carenza di istituzione cosa vuol dire? Che la persona, se è carente di istituzione, l'istituzione è quella che ci permette di decidere. No, la logica, che funzione deve avere la logica? La logica deve avere la funzione di decidere. Quindi la persona non ha potere decisionale. Quindi. E perché non ha potere decisionale? Non ha potere decisionale perché, diciamo, sente di essere, come possiamo dire, incapace a decidere. Quindi incapace a decidere. E quindi una persona che sente di essere incapace a decidere tenderà a vivere, non sa esattamente chi è, perché se io so esattamente chi sono, io sono quel che sono, se ti vado bene è così, se non ti vado bene è fuori dai coglioni. Sto scrivendo bene, no? Sto scrivendo bene, è crittografata, Carampane, vedete che è scritto bene, no? Befane, Carampane, che non siete altro. Allora, quindi è incapace a decidere. Quindi incapace a decidere vuol dire che la persona è in crisi di identità. Le due crisi sono crisi di identità, non so decidere. Poi dobbiamo capire quanto è forte questa crisi di identità, però la persona vive una crisi di identità, quindi si sente e se non so decidere è perché, come dire, la mia parte emotiva va a comprimere eccessivamente la parte logica. Ormai la tua calligrafia la possiamo decifrare anche ad occhi chiusi. Brava, brava, brava. Quindi la crisi di identità è quella che mi fa, cioè io non ho potere decisionale, no? Sono, come dire, non so quello, non so chi sono, sono allo sbando, ovviamente, no? È il contrario, è quello che invece sa esattamente quello che vuole e sa prendere le decisioni, no? Una persona che è in crisi di identità non sa quello che vuole, cioè non sa chi è, quindi si sente carente nel potere decisionale e quindi non si sente libero, perché le sue decisioni, quindi libertà oppressa.
E questo è il primo tipo di crisi, che ricordo si ha quando la parte logica è carente. Quindi, parte logica, ricordiamoci che sempre le due funzioni sono. Voi dovete ricordarvi le due funzioni. La parte logica è il generale che deve prendere le decisioni. La parte emotiva è l'esercito che ha la forza e deve vincere la guerra. Quindi, quando io ho una parte logica carente, che vuol dire una parte emotiva soverchiante fondamentalmente, perché sono come cane e gatto, no? Queste due cose. Se c'è, quando il gatto non c'è, i topi ballano e viceversa. Quindi, se la parte logica è carente, vuol dire che la parte emotiva è soverchiante, la parte emotiva è eccessiva, mi sta comprimendo la parte logica. E quindi chi è questo? Potremmo definire è agente, diciamo, un meccanismo ossessivo-compulsivo. Quindi il meccanismo che agisce, il meccanismo di difesa, diciamo così, che poi si tratta di meccanismo di difesa, barra offesa, cioè l'agire è ossessivo compulsivo. Ora, non è che uno deve dire sono ossessivo compulsivo, però è ovvio che quando tu non sai decidere è perché. Cioè, o comunque il tuo potere decisionale viene surclassato dalla parte emotiva. Tu vorresti, perché decidere non vuol dire decido e poi faccio il contrario, vuol dire decidere, decido una cosa, decidere significa recidere. Vuol dire, se io decido una cosa, devo farla. Ecco, perché qua poi c'è sempre un qualcosa che le persone non sanno decifrare, no? Dice, ho deciso di andare a Milano. Se uno mi dice ho deciso di andare a Milano, io ipotizzo che quello a Milano ci è andato. Se uno mi dice ho deciso di andare a Milano e poi non sono andato, allora non hai deciso un cazzo. Cioè, perché decidere vuol dire agire di conseguenza, no? Pensiero, decisione, azione. Una volta che ho deciso, devo ovviamente fare l'azione, no? Quindi in realtà non decidi perché è il tuo meccanismo ossessivo-compulsivo che decide. Tu vuoi fare la dieta, vorresti fare la dieta così come ipotesi, ma poi mangi come una zampogna, ingrassi come una. Perché, come dire, il meccanismo ossessivo-compulsivo ti fa mangiare in modo compulsivo, appunto. E quindi la persona vive una crisi di identità. E la crisi di identità, poi andremo a vedere, è dovuta al conflitto, se, un conflitto eccessivo col genitore dello stesso sesso, perché crisi identità, io non so chi sono, eccetera, eccetera, l'omologo, vi ricordate, conflitto eccessivo, perché parliamo di eccesso, genitore omologo. Quindi vi faccio la prima foto, perché la prima parte faccio la prima foto. Quindi voi, poi vediamo come fare a sbloccare un attimino questi meccanismi. Quindi tutti quelli che hanno avuto la mano destra in avanti, destra e indietro, e sinistra, ok, quindi nel caso contrario di Chris. Nel caso omosessuale è opposto, esatto. Nel caso omosessuale bisogna invertire il genitore. Brava, Eleonoressa. Vabbè, non so, tu sei omosessuale, non mi ricordo, Leonoresse se è omosessuale. Comunque nel caso degli omosessuali è invertita la cosa. Il genitore eterologo, cioè insomma, l'identificazione col genitore eterologo. Allora, faccio la foto. La giro. E la posto nella community. E la posto nella community. Allora, quindi questo è il primo caso. Quindi vuol dire che la persona
ha un eccessivo conflitto col gentormolo. Quindi per risolvere questa cosa qua, alla fine, poi andiamo a vedere, deve andare a ridurre la crisi con il conflitto col genitore del suo sesso, c'è poco da fare. Vabbè, mentre questo si carica, non so perché ci sta un po'. Nel secondo caso invece abbiamo questo, allora, questo è il primo caso, destra avanti. Quindi qua lo scrivo qua, destra avanti. Ok, poi abbiamo il secondo caso, prendo un altro foglio, che invece il secondo caso è sinistra avanti, come nel caso di Chris Chris, ad esempio, no? Sinistra avanti. Questo è il caso di Chris Chris, io non so gli altri come sono, sinistra avanti il caso di Chris Chris. Allora, la parte sinistra uguale energia femminile, energia trasgressiva. Quando parlo di femminile, energia femminile, energia maschile, diciamo, è una convenzione, no? Delle due energie, perché noi abbiamo energia maschile e energia femminile. Anche nel buddismo, tra l'altro, l'energia maschile è sempre la parte destra, e l'energia femminile è la parte sinistra. Il metodo è l'energia maschile, la saggezza è l'energia femminile. Nel buddismo viene chiamato metodo energia maschile, che ricorda un po' l'istituzione, e saggezza, energia femminile. Invece qua è energia trasgressiva, quella femminile, o energia femminile. Carente però, carente. Perché avanti, vi ricordo, vuol dire carente. Quindi avete energia trasgressiva carente. Poi andremo a vedere i due metodi di risoluzione del problema. Vuol dire energia carente. Anche nello yoga, yin femminile, sinistra creativa, yang maschile, destra consapevolezza. Eh sì, infatti tutte le discipline alla fine coinvolgono la parte destra e quella maschile, tra virgolette, istituzionale. E femminile e creativa, vedete che creativa e trasgressiva, consapevolezza istituzionale, quindi un po' tutte le discipline convergono su questa distribuzione energetica dell'essere umano, lo yoga, il buddismo. Allora, quindi quando va avanti però è carente, perché andare avanti vuol dire che manca, e se manca vuol dire che è la ricerca, il sistema, vuol dire che è carente, che ce n'è poca. E quindi siamo nella condizione, ovviamente, se qua sono le due energie 50, vuol dire che è carente, vuol dire che è in questo caso qua, no? Perché qua abbiamo l'energia femminile e qua l'energia maschile. Vabbè, come abbiamo visto nell'altra cosa, no? Quindi carente vuol dire quello. Quindi carente, io sono molto creativo. Beh, la creatività è trasgressiva quando è innovativa, perché la creatività può diventare. Allora, per fare un esempio, per rispondere a Chris, una persona veramente creativa crea qualcosa di nuovo, no? Un pittore creativo non è quello che. Sì, c'è il luogo comune che dice la creatività è creatività. Ma la creatività in realtà vuol dire fare qualcosa di nuovo, quindi fuori dalle abitudini, rompere sempre gli schemi. Se uno, che ne so, è sempre artista, ma disegna sempre papaveri, per fare un esempio, non è creativo. Certo, il suo lavoro di per sé è un lavoro creativo, ma quello disegna sempre papaveri, come dire, no? Per fare un esempio, paesaggio, quello che è. Il creativo è uno che quando crea, creare, è una parola che significa fare qualcosa di nuovo, no?
che prima non c'era e quindi che dopo c'è quella trasgressione tra di uscire fuori dagli schemi. Vabbè, bisognerebbe mettersi conto sulle parole. Allora, quindi cosa vuol dire? No, saluto Andrea Cerato, che le persone che sono andate avanti con la sinistra, e mi ricordo anche Andrea Cerato, quindi sono carenti di energia trasgressiva, sono carenti di energia femminile, sono troppa istituzione. E quindi abbiamo una crisi di conquista. Perché ricordiamoci, ho crisi di conquista che è crisi esistenziale. Non riesco a ottenere ciò che voglio. Crisi esistenziale, non riesco a ottenere ciò che voglio. Perché non ho la forza? Cioè, ho preso la decisione anche di, cioè, ho il potere decisionale, perché nel primo caso non so quello che voglio, come dire, nel primo caso, nel caso precedente, quando era carente l'energia maschile, io non so quello che voglio, perché la mia parte logica che dovrebbe decidere, decide in cazzo, praticamente, perché è tartassata dalla parte emotiva. In questo caso so perfettamente quello che voglio, ma non ho la forza di conquistarlo. Rinuncio, insomma, rinuncio alla conquista perché non ho la forza. So che mi piace tanto, esatto, voglio fare una cosa, ma mi blocco, non ho la forza di farlo. È come dire, vorrei corteggiare una ragazza, so che quella ragazza lì mi piace, ma non ho la forza di corteggiare. Quindi è la rinuncia. Questa qua si chiama rinuncia. Beh, io sono, vado avanti con tutte e due le mani. Allora, beh, immaginatelo voi, insomma, io comunque poi uno va avanti uno con l'altra, no? Ma la cosa, in certi momenti diversi della vita, la cosa importante poi è contenere questo. Quindi questo che cosa porta? A una crisi esistenziale, no? Quindi crisi esistenziale è sogno infranto, quindi la percezione è un sogno infranto. Tu hai un sogno, ma il sogno si infrange perché quindi sogno infranto. Rinuncia, sogno infranto, è il meccanismo di difesa. Nell'altro caso è ossessivo compulsivo, è maniacale persecutorio. Meccanismo difesa è maniacale persecutorio. Allora, Massimo, non avevi fatto l'esempio prima, destra, avanti, della persona che vuole fare la dieta ma non ha la forza? No, 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 no. Sì, allora, no, allora. Allora, no, 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 allora, nel primo caso l'esempio è quello, ma tu l'hai posto male. Cioè, nel primo caso la persona vorrebbe fare la dieta, diciamo così, ma non è che ha deciso di fare la dieta, è un qualcosa che vorrebbe fare, cioè gli dà fastidio essere sovrappeso, ma poi di fatto è come dire la sua parte emotiva sovraccarica la parte logica e quello mangia. Non è che non agisce, agisce ma in senso contrario a quello che lui avrebbe deciso, perché in realtà non ha deciso, perché se tu decidi una cosa la fai. Invece, come dire, vorresti fare, cioè ti lamenti del fatto che non riesci a decidere a portare avanti una dieta, insomma, è questo qua il concetto. Il meccanismo è ossessivo compulsivo, vuol dire che tu compulsivamente fai qualcosa che non vorresti fare. Come possiamo dire, detti in altri termini, vorresti fare una cosa, ma fai la cosa opposta perché un altro meccanismo ti soverchia, ecco, diciamola così, non so se è più chiaro. Vorresti fare A, ma fai B.
Perché B è come dire, o compulsivamente fai B. Questo è quello che succede quando non vorresti messaggiare una persona, ma la messaggi. Quindi il tuo potere, la carenza è decisionale, perché tu la forza ce l'hai, no? Ma la usi al contrario. Cioè, la forza in questo caso ce l'avresti. Perché, come dire, la parte emotiva che ha la forza ti fa fare però qualcosa di contrario a quello che vorresti fare. Non è la forza che ti manca, è perché vai però nella direzione contraria a quella che tu vorresti. Vorresti dire di sì e dici di no, come dire, non lo so, vorresti dire di no e dici di sì. Fai il contrario di quello che dovresti fare. Non sai decidere, esatto, non sai decidere. Il potere, perché nel momento in cui io decido di fare una cosa, decidere vuol dire recidere, vuol dire che se io decido di fare la dieta la faccio, se no non è che, se io decido una cosa e faccio quella cosa lì. E l'ho detto prima, ho anche fatto l'esempio, se no non è una decisione presa. Cioè, nel momento in cui io decido qualcosa, la faccio quella cosa. Nell'altro caso, invece... Oh, buonasera Stella Marina, bentornata. Diamo annunzio vobis gaudium magnum Stella Marina. Nell'altro caso invece rinunci e quindi vivo un sogno infranto. Nell'altro caso vorresti, diciamo, facciamo l'esempio, conquistare una donna, ma rinunci a, come dire... Cioè, non hai le energie per farlo, non ti manca l'energia, come dire, ti manca la benzina. Sai esattamente dove andare, ma ti manca la benzina, non hai l'energia per farlo. Ti senti vuoto, vivi un sogno infranto, ti senti bloccato, come dice giustamente il nostro Andrea Cerato, ti senti bloccato, cioè rinunci a fare le cose, ma rinunci a fare perché non hai energia, ti manca l'energia propulsiva. Non, cioè, stai fermo, la rinuncia, lo percepisci come rinuncia, ti blocchi, non fai niente, insomma, stai lì fermo. Nell'altro caso fai, ma fai il contrario di quello che vorresti fare, come dire, no? Agisci, c'hai forza, energia, ma che va nella direzione contraria a quella che tu vorresti. In questo caso, invece, sai quello che vorresti, ma ci provi pure, ma non hai benzina, ti senti demotivato, insomma. Carenza motivazionale, non hai la motivazione a fare le cose, non hai l'energia per fare le cose. Non so, faccio un esempio, vorresti studiare per fare anche un qualcosa di così, ma ti addormenti sul libro perché non hai l'energia, ti metti lì a studiare, dici di studiare, ti viene sonno e dormi, diciamo. Nell'altro caso invece sì che vorresti studiare. Però invece vai a, che ne so, vai a ballare la sera, vai, fai qualcos'altro, insomma, vorresti studiare, ma esci, fai qualcos'altro, no? Ti lasci prendere dalle emozioni. E sono esattamente il verso e l'inverso, esattamente uno l'opposto dell'altro, no? E in questo caso il meccanismo di difesa è maniacale, persecutorio, perché... Maniacale perché? Perché credi alle cose che non esistono, cioè credi in non avere forza. È persecutorio perché ti autoperseguiti. Persecutorio nel senso che metti in atto meccanismi sabotativi. Rinuncia, la rinuncia. Non ho la forza, non ho l'energia, non ce la faccio, rinuncio. Quindi un meccanismo autosabotatore, diciamo così, che ti fa vivere un sogno infranto. Quindi maniacale persecutorio è il meccanismo, no? Che agisce. È chiaro? Destra avanti è il contrario, destra avanti è il contrario. Destra avanti è la carenza decisionale, quella in cui la parte emotiva ti fa fare il contrario di quello che vorresti fare. Quindi destra, a me sembrava sinistra avanti che avessi detto, però sono due meccanismi, uno l'opposto dell'altro. Che poi deriva da che cosa? Deriva dal fatto che se è carente la parte sinistra, è quella che va avanti, quindi... È carente perché manca l'esercito, diciamo così. Manca l'esercito e nell'altro caso invece manca la forza. Cioè manca il generale, diciamo. Potremmo dire sinistra avanti, carenza di esercito. Destra avanti, carenza di generale. E quindi noi andiamo a cercare la parte opposta.
noi andiamo a cercare la parte opposta. Cosa vuol dire la parte opposta? Vuol dire che chi viene avanti con la destra, non so se poi riprovatevelo bene, chi viene avanti con la destra, anzi non so se ho scritto tutto qua, che poi adesso vi mando anche la foto. Ah, ecco, sì, il conflitto eccessivo col genitore di sesso opposto, quindi conflitto che è avanti con la sinistra, conflitto eccessivo genitore sesso opposto. Ok, faccio anche la foto di questa e poi ve lo dico. Allora, faccio anche la foto. Allora, posto. Quindi conflitto eccessivo, genitore sesso opposto. Ok, dovrebbe essere a posto. Intendi conflitto genitore originario, poi un conflitto eventuale, tradimento, genitore, base, semplice. No, il conflitto intendo con quello base, che può essere in ogni caso il conflitto col genitore base, conflitto originario oppure il conflitto eventuale tradimento del genitore in modo eccessivo. Il conflitto è col genitore è causa, diciamo, del problema. Non il tradimento, diciamo così, il conflitto. Anzi, per meglio dire, il conflitto col genitore preponderante, quindi potrebbe anche essere vissuto come tradimento se è quello preponderante rispetto all'altro. Poi comunque andremo a vedere questo. Allora, volevo finire una cosa importante ancora e poi chiudiamo questa lezione. Allora, provate a vedere quanto è forte è il conflitto. Quindi provate a fare questo test per la prossima volta e ricordiamoci che la zona, diciamo, la zona limite è tra poi lo facciamo magari assieme, è tra 35 e 65. Quindi 35, il caso di 35 è, diciamo, il caso di 30... No, adesso chiudo, andiamo avanti un paio di balle, fate questo. Il caso di 35 è quando la persona va avanti con la mano destra. Quando va avanti con la mano sinistra, invece, deve essere maggiore di 65. Quindi... provate a chiedere, quindi vabbè, lo vediamo la prossima volta, dai, lo vediamo la prossima volta perché è un po' complessa questa cosa, lo vediamo la prossima volta. Si tratta di capire di quanto sfora il concetto, quindi di quanto sfora, diciamo, se sfora o se all'interno della cosa, ma lo vediamo meglio la prossima volta, perché dobbiamo ricavare qual è l'evento causa fondamentalmente. Quindi la domanda che dovete fare è fondamentalmente qual è l'evento causa,
che ha generato questo conflitto e a quanti anni ha vissuto. Lo vediamo la prossima volta. Lo vediamo la prossima volta. Giovedì è festa, brava, brava. Giovedì è il 2 giugno, è festa, quindi lunedì, lunedì. Perché il 2 giugno è la festa della Repubblica e quindi è festa, festivo. Giovedì è festivo e quindi vediamo la prossima volta. Per adesso cercate di ancora familiarizzarvi con questa cosa, così poi vediamo gli antefatti, i fatti che vengono fuori. Ok, bene, un saluto a tutti, ci vediamo la prossima volta. Ciao a tutti, saluto a Stella Marina.